Benvenuti a Compila, quindi va. Buonasera. Ciao a tutti. Partiamo con un bel colpo di tosse. Questa sera orario, proviamo un orario nuovo, ma non perché dobbiamo, beh sì, anche un po' perché dobbiamo sperimentare, però a cambiare un pochino orario, ma è giusto perché così oltre ad assecondare magari persone che per le 10 fanno troppo tardi, almeno abbiamo, come dire, un'opportunità e fare un orario. Ciao Flavio, ecco, forse ecco, questo è uno che magari trova un orario più comodo, sì, perché in realtà il motivo è che poi volevo seguire un'altra live, allora ho detto ok, facciamo che anticipo la mia. La settimana scorsa ho provato a posticiparla, però veniva un pochino troppo tardi, anche perché siamo soliti andare un po' per le lunghe una volta che ci mettiamo a scrivere del codice, e quindi, come dire, alla fine arrivare fino a mezzanotte, soprattutto dopo la giornata lavorativa. Esatto, capisco perfettamente, anche perché capisco più che perfettamente, guardate, quindi, perché lo faccio anch'io e quindi non lo posso fare forse solo perché sono in live, però mi è capitato una volta di fare un corso da remoto e secondo me ci sono stati un paio di minuti buoni dove sono andato proprio off, mi sono addormentato mentre stavo facendo il corso, è troppo impegnativo. Quindi proviamo questo nuovo orario, anche perché magari la live che volevo seguire potrebbe interessare anche voi. Si parla di dati, quindi è una persona che ha a che fare con i dati, ha un profilo Instagram e pubblica spesso dei post dove fa analisi di informazioni, grafici, diciamo, tira un po' le fila, come dire. È utile vederlo anche perché si capisce un po' da come si arriva, diciamo, dai dati grezzi ad avere qualcosa di sintetico e che è parlante, quindi tirare fuori poi le informazioni dai dati. E quindi, ma nel caso, se arriviamo più o meno fino alle 9, gli farò un bel ride, così tanto ricambio il favore, visto che tutte le volte, sono già un paio di volte che lo fanno loro a me, o forse anche di più, e quindi ciao Compila! Questo lo devo leggere come... Ho anche il supporto dell'amorosa in chat, così... Così sono incoraggiato, quindi sono incoraggiato a fare a modo anche, quindi... Ma direi che l'argomento che trattiamo noi non è un argomento, come dire, che attira... Purtroppo no, in realtà non è vero, perché ci sono state anche più volte, anzi, di raid, poi anche qui su Twitch c'è chi streama, e quindi finalmente un po' la platea si sta allargando e iniziano a sviluppare anche le donne, che ce n'è bisogno un sacco, perché noi siamo troppo, troppo schematici, siamo troppo limitati in queste cose. Allora, intanto l'argomento della live è una cosa proprio casuale che ho visto l'altro giorno. Stavo sbirciando un po' su LinkedIn, ho visto il profilo, diciamo un commento o un like o qualcosa di... Adesso non mi ricordo chi aveva messo il commento o il like, però siccome non era una persona che seguivo direttamente, probabilmente mi è apparso per quello, che pubblicava un'implementazione del gioco di Pig, dei porcellini, che è stato anche rivisto, in realtà sarebbe un gioco di dadi, ma è stato rivisto in chiave, c'è stata una società che ha avuto l'idea, diciamo, e l'ha rivisto in chiave, al posto dei dadi, usare dei maialini di plastica da lanciare, che ovviamente è una cosa un po' più brutta da vedere. E mi è piaciuta, ho visto il demo e quindi magari poi tra un attimo lo guardiamo, ci giochiamo un attimo per capire il concetto. Mi è sembrato carino perché, pur essendo molto molto semplice, quindi
si spiega, come dire, in pochi secondi. È comunque interessante, poteva essere interessante per avere un pretesto, innanzitutto per scriverci un po' di logica, mettere giù un po' di logica come siamo abituati a fare, quindi magari anche coi test. Quindi iniziare a lavorarci dal punto di vista logico, però non, da quello che ho potuto vedere, beh, a parte che ho visto il codice di implementazione in JavaScript, anche se non ci ho fatto molto caso, però è molto semplice, si tratta di generare numeri casuali e di sommare dei punteggi ottenuti con i dadi o di resettarli finché uno dei giocatori, tendenzialmente due, non arriva a un totale prefissato. Però poteva essere quindi il vantaggio poteva essere avere una logica abbastanza semplice da implementare, che quindi non ci faccia impazzire, un po' come avevamo fatto con il gioco dell'impiccato, con l'omino riciclato che veniva sommerso dalle cartacce. Cioè avere una logica abbastanza semplice, trovo delle lettere, conto quante ne sono state indovinate, cioè non è che dobbiamo fare, però qui poteva essere anche interessante perché siccome non so, di questo gioco ne esistono delle varianti, ad esempio il punteggio massimo che può essere raggiunto per alcuni 50, per altri 100, poi dopo spieghiamo anche come funziona, ma è veramente una cosa di un secondo. Oppure c'è chi usa un dado, c'è chi usa due dadi, quindi poteva essere interessante intanto per provare magari in futuro a integrare della grafica fatta un po' bene, quindi non lo so, potrebbe anche starci qualcosa di tridimensionale, perché magari mettiamo dei cubi, mettiamo un lancio di dadi fatto bene, quindi potrebbe essere ripreso per vari frangenti, si potrebbe fare anche una maschera per le impostazioni, quindi cosa intendo? Che magari tutti quei parametri, ad esempio del fatto che, non so, ci sia un punteggio massimo, che si usino uno o due dadi, si potrebbe mettere un tempo, si potrebbe abilitare, non so, l'uso di funzioni speciali, mettiamo che, non so, giocando con due dadi fai un numero uguale, questo ti potrebbe dare un power up o qualcosa che potresti utilizzare durante il gioco per dire faccio il tentativo e raddoppio, non so, il punteggio. Quindi un po' di armi, quindi lavorarci attorno è una cosa che potrebbe partire molto molto semplice, ma potrebbe avere dei risvolti interessanti dal punto di vista applicativo, mettere più magari più schermi, fare una intro, fare un game over, metterci non lo so, provare a prendere quella logica e spostarla sul server e giocare da remoto. Ci sono un sacco di, essendo relativamente semplice, ci sono un sacco di espansioni, chiamiamole così, che si potrebbero poi esaminare per affrontarle una alla volta e quindi portare quello che è una logica abbastanza semplice su altri scenari, altri contesti, quindi giocarci da remoto, giocarci con una grafica. Giocarci su mobile, fare un po' di prove. Quindi io faccio un attimo vedere come funziona, quindi abbandono un attimo lo schermino qua e mi sposto sul. Allora, intanto chiudiamo il programma del conto alla rovescia, che teniamo la musica bassa che dopo ci disturba. E vediamo un attimo come funziona il gioco, così direttamente dalla viva pagina dal post di Andrea Geraci, che ha dato quest'idea mentre passavo. Ho detto: ma sì, potrebbe essere un'idea interessante, e quindi proviamo a giocarci. Il codice è su GitHub, quindi se magari qualcuno può interessare, faccio un copia e incolla. Penso che rientri un po' in quelle esercitazioni che fanno fare magari in alcuni corsi. Qui c'è il link. C'è un'implementazione JavaScript molto 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 semplice, cioè il codice è probabilmente propedeutico appunto per fare. Tra l'altro realizzato in vanilla JavaScript, quindi abbiamo il query selector, vengono presi tutti i controlli.
inizializzate le variabili e poi in base a click, nonostante sia semplice, è scritto anche abbastanza bene perché è molto ordinato, dal punto di vista così del codice dei commenti, quindi però eventualmente adesso noi non abbiamo bisogno di prendere spunto da questo, più che altro perché essendo più che altro fatto in JavaScript, alcune cose riusciamo tranquillamente a implementarle senza bisogno di troppo codice, perché comunque lavoriamo su un ambiente RAD, e quindi come funziona questo giochillo? Funziona in maniera abbastanza semplice. Nel momento in cui si avvia il gioco, bisogna tirare un dado, quindi qui c'è un dado, quindi roll dice. Ci sono due giocatori, l'obiettivo è arrivare, adesso qui mi sembra che il traguardo sia 50 punti, e la formula è molto semplice. Se tiro un dado e viene un numero, il numero che viene lo sommo al mio punteggio, quindi sommo i punteggi fino a quando non arrivo al totale di 50. Con l'unica particolarità problematica che se viene fuori un 1 il punteggio si azzera e passo la mano, quindi i due giocatori si alternano, il turno che si sposta dall'uno all'altro, o perché io decido di lasciare, quindi fare hold, cioè vuol dire mi accontento di quello che ho e passo il turno, oppure o perché raggiungo il punteggio massimo, oppure perché ho preso un 1 e quindi l'1 si azzera e azzera tutto il mio monte premi. Questo in qualsiasi momento, cioè questo hold vuol dire passo la mano e mantengo i punti che eventualmente ho fatto, ma se dovessi riprendere la mano perché l'altro giocatore riceve un 1 oppure passa a sua volta e becca un 1, il totale si resetta. Quindi è carino perché andando un pochino con il random, giocandoci in due, mi sembra che possa far venire anche abbastanza nervoso, perché non è relativamente difficile, poiché una probabilità su 6 che l'uno esca, e quindi tant'è vero che ho visto in giro su Wikipedia alcune pagine, alcune, come dire, suggerimenti per indicare qual è la probabilità, o in base, come dire, al punteggio e al numero di tirate, qual è la probabilità che esca fuori o meno quell'uno, e quindi se conviene continuare o mollare. Oh, ciao Progetto Crema, buonasera, vedi, stasera almeno ricevo visite da persone che ce la fanno perché non ho un orario assurdo. Di solito faccio anche uno shout out, come direbbe, vediamo se riesco a scriverlo anche correttamente. Shout out l'ho fatto, non si muove nulla. Ho sbagliato qualcosa o ma non mi sembra di averlo sbagliato, boh. Sembra strano, non fa lo shoutout stasera. Stasera niente, non abbiamo lo shoutout disponibile. Vedo anche Streamlabs che è molto silenzioso, molto strano. Adesso verifico. Che di solito martella con le sue pubblicità. Quindi vabbè, intanto l'importante è che lo shoutout sia riuscito a farlo. No, andate a visitare il canale di Progetto Crema, che fa retro gaming con Amiga, con dei dispositivi Amiga. Ogni tanto mi soffermo e mi faccio un bagno di nostalgia, perché il mio chissà dove è finito, venduto, ceduto anni fa. È stato un errore veramente madornale. Non penso che sarebbe sopravvissuto fino ad oggi,
come macchina, anche perché già faceva un rumore stranissimo col driver, col drive, il floppy, e quindi. Però se volete vedere un'Amiga ben funzionante, che è stato un computer fantastico perché con i suoi chip audio e video, io ho iniziato a svilupparci con Easy Amos quando era con una sorta di Basic. Ho iniziato a divertirmi proprio nel momento in cui mi è toccato abbandonarlo. peccato perché era proprio bellissimo. Ah, forse è Streamlabs che lo vedo stasera, non ha voglia di collaborare. Infatti non fa i post, non fa shoutout, non vedo. A meno che non abbiano fatto qualche modifica al sistema, non lo so. Vabbè, l'importante è che stasera non funziona, ma che riprenda a funzionare, altrimenti adesso ci riprovo. No, direi che è proprio offline, niente. Ogni tanto succede, quindi adesso ci andrò a vedere dopo la live andrò a vedere che diavolo c'ha. Strano perché comunque ha sempre funzionato tranquillamente con la sua dashboard, con tutte le sue cose. Vabbè. Niente, non perdo tempo adesso a sistemare. Purtroppo è così. Allora, dicevamo, quindi si tirano i dadi. Si somma il punteggio, se viene uno si azzera, si passa una mano oppure si passa una mano e basta. Quindi, ad esempio, se noi facciamo un new game, faccio roll dice, ad esempio è venuto fuori un 5, io posso scegliere ovviamente se continuare a tirare o passare la mano. Magari do un'altra girata, c'è un 4, quindi al momento sono a 9, posso decidere di hold, di fermarmi e a questo punto c'è il player 2. Hanno suonato la porta e poi ti salutate. È il bello della diretta, come sempre. A me non sono successe. Mi è successo che il gatto ha iniziato a arrampicarsi durante una live, ma ho fatto finta di niente. Rivedendola, nessuno si è accorto di niente. Però è normale, quindi è anche il bello del. Allora, quindi il player è a 9. Tocca al player 2, roll dice, arriva un 4, roll dice. Ah, forse però questo non si accumula, no, forse non ho capito io. Ecco, questo è arrivato a 0, quindi deve passare la mano. Il gatto ha sempre ragione, sì, è per forza, quindi o spennarlo oppure. Ma no, allora forse sono io che non ho capito come funziona. Interessante, quindi propongo un gioco che neanche io ho capito come funziona. Probabilmente il punteggio non viene memorizzato, ma no, è impossibile perché qua infatti sono a 9. Proviamo. Ad esempio faccio 3. Poi faccio 5 hold. No, ho fatto 9 più 5. Allora devo scegliere cosa tenere, se tenerlo oppure no. No, però non mi piace molto come formula, preferivo la mia. Cioè il fatto di poter continuare a tirare, cioè che se tiro sommo e quindi. Perché se devo passare la mano non è bello, perché se ognuno, diciamo, fa un tiro, a meno che non abbia fatto due, vuole tenere il punteggio, è anche costretto a passare la mano. Quindi questo non è bello, perché invece ci deve essere l'incentivo, come dire, a continuare, perché magari potresti arrivare in fondo, se hai della fortuna, oppure a fermarti e passare la mano all'altro. Magari diamo un'occhiata su Wikipedia.
dov'era qui nel mio canale c'era un qualcosa sul Pig Game. Pig Game Wikipedia. Chi non sa usare Wikipedia o è ladro, una spia, come si dice. Così mi vado a ripassare le regole del gioco, perché Pig Dice Game, ok. Gameplay, allora, ad ogni turno un player, quindi lancia il dado, finché non si ottiene un 1 o il giocatore decide di conservare quel dado. Quindi, se il player, quindi qui c'è scritto. Ah, qui sotto è il grafico, sopra la mia testa, il grafico che fa vedere quando conviene mollare, però da quel che ho capito. Quindi se il giocatore tira fuori un 1, non totalizza niente e cambia il turno. Se il giocatore, come dire, tira fuori un altro numero, è aggiunto al totale del turno e il giocatore continua. Ok, allora è come pensavo io, giusto? Se il giocatore sceglie di fare un hold, il totale del turno è aggiunto allo score e questo diventa ovviamente turno dell'altro. Faccio giusto roll again. Video scoring, ok. Però mi piaceva più la mia formula, devo dire. Però adesso voglio essere sicuro di aver capito bene. Quindi questo è 14. Adesso tocca questo. Se qui dico lo tengo, se io faccio un roll dice, mi azzera tutto. Quindi se mi azzera tutto vuol dire che quello che ho ottenuto perdo anche quello, quindi secondo me non ha senso, come dire, cioè magari quello che accumulo parziale lo tengo finché non raggiungo il totale, però vabbè, però non mi sembra che qui faccia così, ovvero se io tiro un dado, cavolo, un altro uno. Se fossero giocatori reali sarebbe una sfortuna immane. Cioè, per dire, qui ho fatto un 6, ok, rilancio ancora e faccio 2, ho un 8, è ok, ah ok, quindi si somma, perfetto, hold, l'altro fa 1, perfetto, quindi il giocatore 2 è sfortunato all'inverosimile, un 1 pure io. Ma qui non ha passato il turno, però c'è qualcosa che tocca, eh? C'è qualcosa che non funziona. Che non funziona proprio correttamente. Quindi facciamo hold. Adesso tocca al primo. Il primo si becca sempre un 1. Il secondo si è beccato un 3 e poi un 7. Hold. Non devo andare però a 15, dovrei andare a 18. È giusto, altrimenti arrivi comunque a 50. No, però qui c'è un errore, perché io avevo già un totale, avevo già 8. Qui ha sommato solo l'ultimo lancio, invece doveva sommare tutto il current, quindi probabilmente non so, forse o sono io che ho capito male le regole, ma da quello che ho capito, ok, che ha le due contatori separati, però alla fine se io lancio due dadi o due numeri e dico li tengo, sembra che qua il giocatore a sinistra gli tenga all'inizio, se parte da 0 gli tenga la somma. 8 e 7 fa 15, esatto, però io ho fatto 3 e 7. Quindi mi aspetterei di sommare a 8 che c'era già 10, che è 3 più 7. Cioè, se io sono già 8 e faccio, tiro il dado e prendo un 3, tiro un altro dado, tiro ancora e prendo 7 e dico sto, mi aspetto che
ora ho fatto un totale parziale di 10 e lo somma 8, dovrei arrivare a 18. Quello che non capisco. Però forse, cioè, vorrei essere sicuro, non so se c'è un bug qui o se ho capito male io, però diciamo che io applico la formula che mi piace. E così, cioè, mi sembra che sul giocatore 2 non tenga i parziali in qualche modo. Allora, diciamo che intanto mi piacerebbe una variante. Come hai un dado a 7 valori, cosa vuol dire? Non capisco, non capisco, non sto capendo, però. Dunque, adesso tocca al player 1 che fa 4. Ok, partiva da 0. Roll dice fa. È arrivato a 9. Quindi se faccio hold, passo a 9. Ok, fin qui. Grazie, progetto Crema. Ceno e lurco, anche lurcare è un termine che ho imparato a dire, in realtà si usava già nei newsgroup, però non lo sentivo da tanto, l'ho risentito qua su Twitch assieme a flexare, assieme ad altri, c'è il glossario di tutti i termini. Allora, quindi questo ha passato la mano, quindi adesso tocca questo, tira i dadi e fa 2, tira i dadi ancora e fa 3, quindi a 5. Quindi se fa hold passerà a 20, giusto? No, ok, quindi funziona. Allora, adesso sembra giusto. Faccio 2, faccio 6, faccio 4, passo a 6. Ah, ma non è che prima stavo leggendo il current al posto del dado. Probabilmente mi sono confuso io, sono scemo io. Oh, meno male che faccio la live alle 19 perché dovrà essere più fresco delle 10. Ah, ok, cioè questo 6 è il totale, che è perfetto, quindi è perfetto. Ok, forse prima stavo leggendo un numero, ho letto un numero e l'ho preso come numero uscito, ma era già il totale, quindi, cioè, non è che non so fare addizione, è che ho preso un numero sbagliato. Ci mancherebbe altro che. Stai a vedere, non sono più capace di sommare i numeri, siamo a posto. Ok, quindi lui sarebbe a 6 perché ha fatto 4 più 2, quindi li ha tenuti tutti e due. Ok, allora ci sta. Se gli faccio a rischiare, è a 6 più 5 passa a 11, quindi con hold a 11 passa a 20, quindi va in pareggio. Ok, adesso questo fa un bel 4, poi rilancia, fa un 6, passa a 10, hold arriva a 30. Questo becca un 5 e si accontenta. Questo lancia il dado, fa un 6 e si accontenta. 4 e si accontenta. Vediamo se qualcuno arriva al totale. Questo fa 2 più 7. 36, ci stiamo avvicinando. Hold arriva a 44. Il primo che si becca un. Questo è arrivato a 6 e ha vinto. Ok, player 2 win. Abbiamo il messaggio, quindi c'è un arrivo a 50. Perfetto, ok, no, funziona tutto come deve essere. Sono io che avevo gli effetti del fumo pur senza avere un fumo. Anche perché fare 7 con un dado a 6 facce è difficile. Beh, io ho visto c'è il film di Terence Hill dove dice Ambarabacci Cicocò, se ci credi oppure no, sta a vedere quanto fo. E fa 14 e quindi se ci riusciva lui. Giustamente gli chiedono, ma come hai fatto a fare 14? E lui dice, ah, potevo mica fare di più. Quindi. No, no, ma chiarissimo. Ragazzi, che ci volete fare? So neanche più come funzionano i dadi. Poi dipende, il dado 6 facce ci vorrebbe, potremmo usare un dado diverso, un dado a. Ok, quindi diciamo così, la logica è chiara, quindi stavolta ce l'ho fatta e quindi.
E quindi ok, questo funziona. Vabbè, a parte questo è un demo per far vedere il concetto, anche se io ci metterei tutti i power up, ci metterei, non so, la difesa, il raddoppio e tutte, ci metterei le armi. Comunque, vabbè, andando per gradi, quello che potremmo iniziare a fare è avviare il nostro caro ambiente di sviluppo e provare eventualmente a iniziare a codificare qualcosina in modo da, non so se adottare l'approccio con i test che si è rivelato molto utile quando abbiamo fatto il gioco dell'impiccato, perché appena abbiamo agganciato l'interfaccia funzionava già, che era una meraviglia. Io quasi 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 lo farei davvero, cioè CPU che è al 100%. E dopodiché sull'interfaccia sarebbe interessante agganciargli qualche dadino fatto, trovare delle grafiche o inventarsi qualcosa. E poi vediamo, ovviamente si funziona sul desktop e poi metterlo magari anche sul mobile. Quindi sicuramente quando faremo l'interfaccia staremo attenti a, come dire, anche al fatto che deve essere compatibile con dispositivi mobile, quindi dovremo, però indicativamente abbiamo due totali e un dado centrale, non dovrebbe essere così complicato come un altro gioco. Quindi questo lo chiamiamo Pix, facciamo ovviamente, quindi dobbiamo scegliere il progetto, e quello che noi andremo ovviamente a fare è applicazione multi device, perché lavoriamo con FireMonkey, il caro, l'irreprensibile FireMonkey, come direbbe, carissimo FireMonkey, che ci consente di fare un progetto unico per più piattaforme, che è una grande cosa, è una gran figata, devo dire. Ok, ci creerà la sua solita applicazione, ok, che andremo poi a definire con la finestra principale. Adesso, giusto per sfizio, intanto mi vado a salvare. C'è una bella cartellina dedicata allo streaming, questa viola, con una cartellina per ogni live. Tra l'altro sono un po' indietro con la pubblicazione dei sorgenti delle live precedenti. I filmati ci sono tutti, quindi allora, chiamiamolo Pig o Pix. Questa è la main form, quindi forms.main, che lasciamo al momento lì. Questo chiamiamolo ovviamente Pix. Chissà perché gli hanno dato il nome dei maiali prima ancora che avessero l'idea di. La versione con i maialini è simpatica perché i maialini hanno dei simboli sui fianchi, e praticamente il punteggio si stabilisce a seconda di come acrobaticamente il maiale atterra sul tavolo. Quindi c'è questa variante, se la trovate in giro su Amazon quasi quasi me l'acquisto. Per cui poi non è neanche detto che non facciamo roteare un maiale o qualcosa del genere, scegliamo qualcosa al posto dei dadi. Ci vorrebbe quell'idea geniale, ma lì vi lascio elucubrare voi se vi viene un'idea geniale che sia fattibile E quindi andiamo ad aggiungere anche un altro progettino, un progettino di test, così possiamo testare le nostre classi. La cartella è giusta. Sì, tesotto test, anche tests. Pix.test Delphi, ok, next, tipo di runner, andiamo con la console, poi al massimo installiamo il test runner del mitico, il test insight di Steven Greenke. Diamo un bel finish. Ok, questo me lo tengo qui un attimino, che può sempre tornare utile. Ma che nome gli ha dato?
fix.test. Ok, e così siamo, e poi ci salviamo anche il progetto, poi se abbiamo bisogno di, come dire, di sistemare qualche cosa lo possiamo fare. Ah, giusto, il nome deve essere unico, allora questo facciamo che è pix.app. Tanto poi lo rinomerò, quindi lo sistemerò poi. Il nome deve essere unico, quindi ho messo il nome che era già appartenente a un progetto e quindi ovviamente non defino l'accetta e ci sta, ne ha ragione. Ok, quindi abbiamo i nostri progettini. A questo punto partiamo da qui. Iniziamo ad aggiungere magari un po' di classi e quindi a scrivere un po' di codice. Intanto abbiamo un colore ufficiale Twitch perché è violaceo, però lo tengo, in realtà è il famoso Darkula che... Ciao! Oddio, farò fatichissima a leggere questo nome, Oasis Matt Ferrit. Non penso di averlo letto giusto, ma stavo per dire, se l'ho letto sbagliato scrivi in chat, ma gli accenti effettivamente non si possono esprimere. Benvenuto sul canale, stiamo iniziando. Se sei interessato al coding, in questo canale io faccio programmazione in diretta, così c'è tutto il bello della diretta e tutte le... Oh, l'ho letto benissimo, ne ho fatto una giusta stasera, anche perché... Ah, giusto. Oasis, Mad for it. Già, ci sta. E quando si leggono i nomi non si riesce a spezzarli e quindi... No, perché stasera già non... ho pensato che i dadi hanno... Non ci conosciamo già? Ci riconosciamo già? Sono già venuto sovente. Forse non mi ricordo, ma io ho una memoria. Stasera ho attribuito un dado a 6 facce il valore 7 e ho sbagliato a fare le addizioni, quindi... E ho scelto questo orario perché teoricamente sono più fresco, quindi... È tutto dire, sta andando tutto a storto, quindi almeno questa cosa l'ho fatta giusta. Stavamo cercando di implementare un gioco di dadi, partendo proprio dalle basi, quindi d'ora in poi riprenderò l'orario della mezzanotte, quindi è il fuso orario, esatto, come il... ma c'era un po' nebbia fuori, quindi forse è quello lì che mi annebbia un pochino. Allora, facciamoci un po' una allora qui un po' di cartelline tipo il core. Tu che mai preso il core? Allora, a me piace sempre tenermi un oggettino magari per le opzioni da tenere per le... magari ci infiliamo, quindi qualcosa tipo tpig options. Uso questo prefisso così che permetterci un po' di opzioni, ad esempio il numero da raggiungere per vincere. Quindi mettiamo una sezione public, ci mettiamo una property score for victory, non so che nome usare, ha veramente un brutto nome questa proprietà, ma oppure score to win. Stasera neanche l'inglese arriva. Quindi ci mettiamo un bel campetto, CTRL SHIFT C, e l'id ci completa la classe mettendo il campo giusto e sotto privato, e quindi abbiamo... Poi ci infiliamo anche un constructor. Qui c'è il nostro costruttore, CTRL SHIFT C, e qui ci mettiamo... parte creare il costruttore, che questo poi tra l'altro potrebbe essere
Win value, win value. Vuoi quei kiwi? Vuoi quei kiwi? Sì, dopo lo rifattorizziamo perché score to win mi sembra Fantozzi quando parla con gli scozzesi. Win the best, che prende la chiave inglese in testa, appunto. Qui partiamo da 50, così seguiamo, come dire, le convenzioni al momento del nostro modello. Poi chiaramente possiamo cambiare sia il default che il resto. In realtà, per un'idea che ho in mente, cioè il fatto che poi queste opzioni potremmo anche avere il desiderio di renderle salvabili da qualche parte o streammabili, partiamo già così, mettiamoci un bel persistent. Non me lo dà buono perché dobbiamo aggiungere, ovviamente, dovrebbe essere questa, sì. Partiamo da persistent perché così la nostra classe parte già con un vantaggio in più, ovvero la possibilità di streamarla, di streamare le proprietà. Quindi, ad esempio, questa proprietà converrebbe definirla published. E in questo modo potremmo, come dire, andarla a leggere, scrivere, salvare su, potenzialmente su un DFM, non un DFM di quelli di progetto, ma anche un file esterno. Se non ci piacciono i fileini o preferiamo il formato stile DFM di Delphi, lo possiamo sfruttare. E qui possiamo anche metterci un default 50 per stare a indicare al sistema di streaming che questa proprietà non va salvata quando vale 50, in quanto è il valore di default, e risparmiamo anche setting e spazio. Può darsi che dia un warning se provo a compilare, per il fatto che no, non ha detto nulla. Strano, di solito quando metto roba in published mi dice che devo mettere M più M meno le direttive del compilatore per generare, come dire, le runtime type information, le informazioni da usare a runtime. Vabbè, al momento lo lasciamo così, non ci sono, finché non ci dà avvisi, noi ci fidiamo e quindi siamo a posto. Questo è un po', quindi al momento non vado avanti con altre opzioni, ma lascio questa. Poi, se abbiamo altre cose da customizzare, vediamo in seguito. Faccio un'altra unit, quindi add new unit, e ci mettiamo. Questa diventa, allora, mettiamo pig.core.game, il gioco principale. Quindi facciamo type, facciamo tpiggame uguale a classe, mettiamo una sezione public, questa è una classe normalissima, quindi potremmo aggiungere questo, create, potremmo mettere il destroy. Io spero che prima o poi risolvano questo problema di allineamento, e qui potremmo già inserire le nostre opzioni. Andiamo a includere la unit option, mettiamo in interface qui e ce l'abbiamo così, tpig options read. Leggiamo da un campo e lo facciamo creare a lui. Sì, ok, perfetto. Inherited create, anche se su tobject forse si può anche evitare perché c'è l'after constructor che penso faccia un po' tutto il lavoro, però male non fa, lo lasciamo lì. Quindi qui ci creiamo il nostro pig option e qui if assigned option free and nil, che dobbiamo usare da qui, mi sembra. Ok,
option, destroy, ok, perfetto. Quindi qui abbiamo fatto il gioco, le opzioni già col default. Quindi, ok, a questo punto io direi la cosa che potremmo incapsulare anche questo in una classe è magari il lancio del dado in quanto tale. Sto pensando dunque, dobbiamo mettere giù i punteggi, dobbiamo mettere giù il lancio del dado, il totale, il corrente, quindi dobbiamo mettere un po' in fila queste cose. Quindi perfetto. Qui ci sono anche due valori correnti, noi potremmo in ogni caso utilizzarne uno solo, perché tanto comunque è sempre un giocatore alla volta che lancia il dado, quindi il current, il monte premi per così dire, potrebbe anche essere unico. Sto pensando se non mi sbaglio. Ok, quindi avremo anche le varie azioni di hold, di start, quindi avremo tutte le varie operazioni. Quindi supponiamo di giocare in due, dovremmo mettere i punteggi per i due giocatori, però io a questo punto quasi quasi farei una classe anche per il giocatore. Metti che un domani si possa giocare in 2, 3, 4, 20, 1000, non mi sembrerebbe il caso né di fare, magari ogni giocatore ha delle caratteristiche sue, quindi a questo punto prevediamo anche un player, quindi T-Pig player, non perché sia il giocatore essere un porcello, ma quindi mettiamo qui che mettiamo lo score, potremmo mettere classe custom del giocatore dentro i valori, sì, io lo metterei proprio sullo stato del player, quindi in questo modo ognuno può avere il suo nome, avere i suoi registri. In realtà sì, potrebbe stare anche nel game come un vettore di interi, perché comunque in ogni caso dal momento in cui abbiamo dei giocatori non vabbè, la mettiamo qui. Quindi sicuramente una proprietà che possiamo individuare è lo score. Lo metto intero anche se ovviamente non potrebbe essere. Poi derivi quanti giocatori. Non so se ho capito bene, ma mi sembra un po' intricata. Cioè derivare un numero di giocatori. Cioè, per me ogni giocatore è, cioè, abbiamo il gioco, il dado, il giocatore, se ce ne sono due o tre, li vedo più come istanze di una stessa classe, per così dire. Quindi, cioè, la classe è il giocatore che magari gioca e viene usato come riferimento e poi, però possiamo sempre poi rimodellarla. Intanto iniziamo a ragionarci sopra. Quindi abbiamo lo score. Perfetto, con direi di sola lettura perché poi le modifiche le facciamo tramite dei metodi, quindi non lascio accedere magari direttamente dallo score, ma lasciamo una proprietà e poi facciamo un reset magari del punteggio a seconda delle condizioni, quindi in realtà potremmo avere, no, allora il cumulativo abbiamo detto che lo teniamo da parte, il monte premi, per così, il monte punti, perché tanto comunque giocano una alla volta, quindi chi sta giocando incrementa quello e gli altri ce l'hanno sempre a zero, quindi gli altri quello che
che conservano è il punteggio attuale. Poi qui cosa potremmo aggiungere? Un nome, magari lo inizializziamo, però ma sì, dai, mettiamoci anche un name, property name, una bella stringa, e in fase di costruzione dobbiamo andare a indicare il nome del giocatore. Così abbiamo già aggiunto qualcosina anche qui. Inherited create name, ci salviamo il valore e abbiamo anche questo simpaticone. Quindi abbiamo il gioco, le opzioni, il giocatore, il monte premi. Quindi una cosa che abbiamo già gestito nell'altro esempio, in altri giochi, era ad esempio lo stato del gioco. Quindi il fatto di dire in che stato si trova il gioco, se sto giocando, se è terminato, se c'è un vincitore oppure se è stato abortito o qualcosa del genere. Lì eventualmente vediamo. Al momento abbiamo definito solo del grand storage, cioè delle variabili dove mettere dentro dei valori. La cosa che dovremmo iniziare a fare è, allora, qui questo non saprei come chiamarlo, lo chiamo così, ma giusto perché poi vedrò un nome. È il punteggio, ma inteso come monte premi, quindi questo è il significato del punteggio inserito, è il punteggio di gioco che può essere acquisito in qualche modo. Un'altra cosa che potremmo fare è idealizzarci un po' il generatore di numeri casuali, uno score generator, non so come chiamarlo. Qualcosa che ci genera il numero casuale, perché io vedo così il dado come una delle possibili cose che possiamo lanciare per generare un valore. Il concetto però è che mi piacerebbe magari un domani utilizzare due dadi oppure qualcosa di diverso dal dado, ad esempio un qualcosa che magari abbia più rischio oppure che magari ti possa dare un punteggio più alto, o però un 50-50 tipo una moneta, dove se azzecchi fai, non so, 25 punti, ma se sbagli fai 0. E quindi prevedere anche la possibilità di lanciare cose diverse, e magari uno potrebbe anche scegliere. Quindi non dico che questo me lo vado ad implementare adesso, però mi piacerebbe tenere uno spazio aperto da questo punto di vista. Quindi intanto andrei a mettere qui una unit dedicata al random, quindi agli oggetti che posso selezionare in qualche modo come estrattore di, come randomizer. Io non lo so come poterli chiamare questi oggetti, perché mi piacerebbe avere le armi e anche l'oggetto da lanciare, tipo talismano, chiamiamoli, non lo so, trovarci un nome non è così facile, però beh, adesso chiamiamoli dadi, poi dopo un dado, poi vedremo poi in seguito oppure non so, chiamo objects, tanto lo chiamo così, e poi tanto possiamo sempre rifattorizzare in un secondo momento. Cioè, quello che stavo dicendo era che io prevederei un,
lo chiamo random object, ma è un randomizer o comunque un pig. A parte che l'abbiamo chiamato pig, quindi dovrebbe essere un maialino in teoria, ma chiamiamolo pig object o card, oppure sì, potremmo avere la carta, potremmo avere tipo tarocchi, potremmo avere. Lo chiamo object perché ancora non ho scelto quale nome dargli nella mia logica di gioco, quindi. Però il concetto è che questo è come dire, l'elemento in grado di darci un valore, di darci uno score da utilizzare. Però effettivamente lo score dovrebbe, cioè il punteggio dovrebbe andare da 1, dovrebbe esserci l'1 in questo caso, quindi vabbè, quello lo mettiamo come regola e lo teniamo così. Quindi io farei questo come interface e all'interno ci metterei una function getScore di tipo integer per ottenere il punteggio. Cioè, questa è la generica interfaccia, quindi la cosa più astratta a cui possiamo ambire, che è implementata da tutti gli oggetti che sono in grado di generare un punteggio. Quindi vedo un po' come il pig dice, il mio dado, per così dire, lo vedrei come una delle cose che posso lanciare. Se ne creo due, posso lanciarne due. In questo modo, lato gioco, rimaniamo generici sul fatto che io posso magari scegliere che cosa lanciare e quindi magari potremmo introdurre anche delle variabili di gioco, un dado con più punti, cioè con più sfaccettature oppure con dei simboli e quindi è chiaro che siccome ragioniamo in punti, ogni cosa dovrà produrre un punteggio e quindi alla fine quello che ci otterrà è un equivalente in punti, quindi dovranno restituire un punteggio tutto lì. Quindi il mio pig dice per comodità è eredito da interfaced object in modo che implementi tutte le funzionalità base di interface. Ogni interfaccia, anche se noi non lo scriviamo, deriva da interface. Poi gli metto anche il GUID con Ctrl-Shift-G. Sapete che l'IDE vi genera un GUID. Questo è un po' un retaggio del vecchio COM. Non so, potrebbe non essere più necessario, ma so che in genere le vediamo così e penso che senza questo ci siano delle funzionalità che non abbiano tipo forse la support o qualcosa del genere che non funzioni appieno senza il GUID. Tanto poi basta semplicemente fare Ctrl Shift G e lui lo genera per noi. Quindi qui è un'interfaccia, questo implementa iInterface, l'interfaccia di base di Delphi che ha i metodi per il reference counting, cioè è un'interfaccia che ha addRef, remove ref, query, ha le funzionalità per poter allocare, cioè di allocare l'oggetto nel momento in cui non abbiamo più riferimenti. Noi ereditiamo da interfaced object, in questo modo ci ereditiamo anche l'implementazione di queste query interface, addref e release, quindi l'implementazione che poi è quella che consente di gestire la memoria a tutti gli effetti. Implementiamo iPigObject e ci darà errore perché ovviamente dice ti sei scordato che devi implementare getScore e quindi aggiungiamo anche il nostro getScore. Formattiamo il codice. Quindi qui in getScore cosa facciamo? Allora, in realtà questa può essere una buona domanda. Il randomize andrebbe fatto una volta sola all'avvio del programma, quindi teoricamente dovremmo inserirlo nella unit, cioè nel momento in cui noi facciamo uso di questi oggetti che hanno un motore, diciamo, casuale, dovremmo in qualche modo
inizializzare una volta sola, possibilmente, il generatore di numeri casuali, in modo da poter appunto generare delle sequenze di numeri. Ne approfitto del randomize per vedere se mi porta sulla guida. La guida estremamente luminosa. Sul random, che ha un range, assign value. Ok, perfetto. Random support routines, random range, un intero in uno specifico range. Direi che questo è quello che ci interessa. Sono anche interi, quindi perfetto. Come c'è un from e un to, quindi random range da system math. Quindi mettiamo qui nell'implementazione uses system math. Ok. Qui vedo che si è. Ah, ok, posto, no? Pensavo, visto una cosa che mi ha allarmato. Pensavo che fosse bloccato tutto. Ok, quindi system math ce l'abbiamo, quindi che ci facciamo? Qui facciamo un bel result uguale a random range from e to. Allora mi sembra che uno sia inclusivo e un altro esclusivo, quindi from che si estende da from, quindi from è 1. To non inclusivo, quindi vuol dire che dovrebbe essere un 6 meno, cioè un 6 più 1, quindi non è inclusivo, quindi se mettiamo 7 arriviamo fino a 6 e stiamo al di sotto. Quindi questo può essere un dado molto semplice. È chiaro che avere le classi fatte così ci consente la flessibilità poi di in un certo senso attribuirgli altre caratteristiche, come potrebbe essere qualcosa di grafico, il nome di una risorsa che magari rappresenta il numero che è uscito e tutta una serie di cose che potremmo sfruttare per andare a descrivere meglio l'oggetto anche dal punto di vista grafico, oppure crearne degli altri. Perfetto, il nostro pig object ce l'abbiamo. A questo punto nel nostro game potrebbe essere inizializzato con una lista di questi oggetti. Poi gli cambierò nome perché objects non mi piace proprio neanche un po'. Aggiungiamo la system generics collections. Abbiamo anche un interface list, no? Abbiamo una t object list. Aggiungiamo questo nel nostro interface, il nostro pig score objects, così possiamo, ho sbagliato a scrivere, no, è solo lui che ha deciso di fermarsi lì. Ho forse scordato qualcosa, può darsi. T must be a class type. Collection object list. Bene, faccio una tlist. Ah, in effetti però è vero, non ho bisogno di un object list perché ok, adesso gli piace già di più. Di
Declare but never used. Ok, adesso lo usiamo, non ti preoccupare. Non ti preoccupare che usiamo tutto. F objects tlist di ipig object punto create, quindi creiamo la nostra lista e qui la andiamo a distruggere. F objects free nil e questo diciamo che gli piace, quindi ciao Mr. K27, benvenuto. Direi che il tuo primo passaggio mi segnala così. Quindi qui facciamo un po' di coding. Di solito ho un orario più tardo, però stasera ho deciso di anticipare e così ho scoperto di non essere più in grado di fare le addizioni, di non sapere quante facce ha un dado. E quindi il dado 12 facce, esatto, sì, cioè l'obiettivo poi è quello, Valeria, di provare un po' a metterci dentro anche delle cose un po' strane. Quindi oh, è arrivato anche Maurizio, che ho visto qualche WhatsApp, ma ero già stavo cercando di fare partire lo streaming che dice che dava un errore per qualche motivo, a 2 minuti dall'inizio della live. Quindi giusto, questo me lo sono dimenticato, anche perché non potevate saperlo, però non riuscivo a fare partire lo streaming e tuttora quando cerco di cambiare le informazioni dello streaming mi restituisce un errore e non so perché, probabilmente c'è anche un problema su Twitch, quindi qui siamo partiti con un. Seguo già da un po', ma non su Twitch. Ah, ok, quindi. Anche se non saprei dove. Frequento un po' di posti malsani come forum. No, in ogni caso mi fa piacere, benvenuto. Cioè, di solito io faccio delle live di coding al momento. Mi sono focalizzato un po' su Delphi perché vedo che su JavaScript e su .NET ne parlano già fin troppi, quindi siamo. Questa è un po' una nicchia, però siccome si riescono a fare delle cose divertenti, come quella che cerchiamo di fare adesso, mi sono un pochino focalizzato su questo ambiente perché credo abbia più da dare rispetto a quanto gli sviluppatori, almeno chi programma anche per hobby, quindi non necessariamente per lavoro, conosca riguardo a questo ambiente, tranne ovviamente gli affezionati, che alcuni sono in chat, quindi tra l'altro prima o poi riusciremo a fare la famosa live, quella di demistificazione. Stavamo cercando di fare un bel gioco di dadi dove praticamente l'obiettivo è tirare dei dadi e fare un punteggio, evitando di fare uno perché con l'uno ti azzera il punteggio e passi la mano. Quindi l'obiettivo è fare punti e passare la mano e cercare di non far uscire mai uno quando hai il dado in mano. Quindi questo è un po' il concetto abbastanza semplice, però dovrei averti beccato le prime volte su Master Drive, pace all'anima di Master Drive, poveretto. Hai tolto i Diefenbach dell'Italia, sì, quelli. In effetti quest'anno ancora non si è parlato di conferenze, di cose, neanche online, ma presumo che tra un po' ci sarà qualche iniziativa in arrivo. Ah, quindi anche tu comunque sviluppi in Delphi, Mr. K. Su Master Drive, sì, era uno dei pochi che rispondeva, più che altro perché molti adesso ha chiuso purtroppo perché chi gestiva il sito non aveva più tempo e purtroppo non si è trovato nessun altro che riuscisse a prendersi l'onere. Un peccato perché c'erano un sacco di thread, un sacco di chiaramente di discussioni, di problemi risolti che più sul lato Visual Basic, soprattutto in Office, quindi un sacco di sviluppatori Access che scrivevano. Poi sì, si è un po' arenato, poi era un po' ripartito, però giustamente
Anche lì non mi sono offerto perché richiede del tempo, io ne avevo già troppo da fare, quindi già c'è il lavoro e che a volte si giustamente ci impegna più del dovuto, ma è ovviamente la priorità e quindi peccato perché Master Drive comunque funzionava bene, era... Io adesso partecipo spesso ai programmatori, che è un programmatori.it, che è un sito dove c'è anche lì un forum, un'area dedicata a Delphi. Ogni tanto spunta qualche domanda, quindi quando spuntano le domande cerco di andare a dare una mano su quello, su .NET, su JavaScript, HTML, quello che un po' mi capita. Infatti prima o poi faremo un po' di crossover sui vari argomenti, proviamo a mescolarli. Allora, qui lui dice, lui compila, quindi va, nel senso che va, però non c'è ancora niente perché stiamo creando dei gran contenitori dei dati, però stiamo anche già mettendo giù un pochino di, come dire, di architettura e quindi ci stiamo già avvicinando un pochino al... che altro potremmo fare? Quindi abbiamo fatto le opzioni. Ex developer Delphi, ma la passione è rimasta. Nonostante sia un linguaggio definito morto e vecchio, ecco, esatto, sottolineo definito morto e vecchio, ma che non lo è. Cosa che non condivido, esatto. Ho visto che c'è ancora gente sul pezzo di sviluppo, tipo l'SDK AWS. Sì, è uscito di recente un SDK, ma comunque. Ci si lavora, sono un sacco di librerie, cioè non è assolutamente... Anche perché poi ho fatto un corso su Node, ad esempio, dove ogni esempio che abbiamo fatto abbiamo scaricato almeno 10-20 package, tutti con delle vulnerabilità, cioè bisogna poi stare attenti perché un gran parco di librerie disponibili finisce poi per essere... Già con log4shell e log4j abbiamo visto che ti lascio il codice e non vado ti. No, ma comunque questo spazio è fatto apposta. Quindi, anzi, il problema è che non si va pochissimo ti e dovrebbe andarci di più perché cioè, non è l'intento di Twitch non è fare il webinar, ma è fare magari qualcosa assieme. Poi nel mezzo, se si parla di gatti e di altre cose, non è un problema anche perché, cioè, questa non è roba che dobbiamo consegnare, non dobbiamo farla per lavoro, ma la facciamo per diletto e quindi è giusto per coniugare un po' l'utilità del coding in sé, magari qualcuno vede una cosa che gli risulta nuova e magari lì si approfondisce. Poi sì, ci sono quelle serate dove siamo un po' più, ne abbiamo fatto un paio dove tra custom record... non reflection perché in Delphi si chiama diversamente, ma ci siamo un po' intrippati nel fare delle cose un po' particolari, ma di solito questo dovrebbe essere il mood particolare, quindi tant'è che poi tra un po' lascerò il posto, siccome c'è una live che si rivela molto interessante su un altro canale, poi gli faremo un ride così ci spostiamo tutti e secondo me sarà molto interessante sui dati, analisi dei dati. Diventa tra un po' non andiamo avanti più di tanto, anche perché diventerebbe tedioso. Condivido quando dice su Node devi fare uno più uno. Sì, l'ecosistema è molto frastagliato perché l'hanno proprio voluto così, cioè ci sono alcuni package che sono veramente un file e una funzione, non poi sì, il fatto che si possano segnalare, questo però per dire che a volte avere poi, cioè avere molta disponibilità è sempre un bene, bisogna anche guardarci dentro, non prenderle passivamente perché e la cosa che mi rimane perplessa è quando fai quelle applicazioni Angular e dici nuova applicazione, lavora un minutino, poi ti trovi 200 mega, ancora non hai scritto niente e hai una pagina vuota. E quindi invece con Delphi insomma un po' diverso almeno l'abitudine con altri framework, ma ognuno ovviamente ha le sue particolarità, le sue... però cioè, penso che in ogni ambito tutti i tool e i linguaggi abbiano qualcosa da dire e quindi secondo me c'è spazio
alla grande per tutti, il più è conoscerne il più possibile, in questo modo uno riesce sempre a prendere il meglio per fare quello che deve fare, quindi assolutamente. Ok, quindi a questo punto dovremmo iniziare a mettere giù un po' di logica di gioco, ovvero partendo da questo game. Abbiamo questi oggetti, diciamo che il game sarebbe un attimo da configurare, ovvero dovremmo dirgli questi object, l'idea di questi object è quella di contenere un riferimento ad uno o più oggetti che noi possiamo, come dire, lanciare, cioè per ottenere dei valori multipli. La cosa carina sarebbe gestire anche delle casistiche dove, non so, numeri uguali, a meno che non sia un 1, o magari l'1 ti salva, magari il doppio 1 raddoppia. So che c'è chi lavora con due dadi, ha fatto queste regole tipo se lanci e viene un 1, ma hai due, su tutti e due i dadi a quel punto raddoppi, se ce l'hai solo uno azzeri, e quindi tutte queste varianti, queste regole che potrebbero anche essere regole che andiamo ad accendere e spegnere in qualche modo. E quindi ci configuriamo un po' il gioco per rispecchiare la complessità o le dinamiche che gli vogliamo dare. Quindi, infatti, l'obiettivo di scelta di questo gioco era partire da una cosa veramente semplicissima e costruirci sopra un'architettura dove magari ci viene in mente un'idea e il gioco è già, quello sarebbe il top, che il gioco o la struttura che abbiamo fatto del codice sia già pronta a riceverla, cioè che sia già progettato cioè non andandolo a implementare all'inizio, perché altrimenti dovremmo considerare una marea di casi, ma che sia abbastanza flessibile da poterla inserire, non dico in qualsiasi momento, in qualsiasi modo, ma con pochissime modifiche. E a questo punto potrebbe anche diventare una cosa interessante dal punto di vista anche della distribuzione come demo, da applicare per imparare qualcosa magari legato ad altri scenari, magari più business o quindi a questo punto dovremmo inizializzare questa lista. Sto pensando se definirla, tanto partiamo, quindi facciamo un add object dove passiamo l'oggetto. Quindi questi oggetti, ho scelto un nome brutto, poi cambierò anche il nome, voglio scegliere non un pig, ma siccome non abbiamo i maiali, oppure il maiale potrebbe essere, come dire, una delle cose che possiamo lanciare. Certo che se uno si collega adesso è un canale dove c'è scritto che si scrive codice e uno parla di lanciare dei maiali, non ho idea di cosa potrebbe pensare, però va bene. Quindi qui ci aggiungiamo questo oggetto alla nostra lista. Ok, e a quel punto lo andremo a scandire per che c'è? C'è un confronto che non gli piace. Ma questo non me lo spiego. Comunque, il problema di quando si aggiungono nuovi file, sembra che questi non entrino nel, come dire, non rientrino tra le cose che Delphi si considera nel momento in cui va a analizzare. Vedi, adesso è tutto a posto. Quando aggiungiamo unit ed elementi all'interno, sembra che non finiscano direttamente nell'elenco delle cose da considerare per il progetto sull'LSP. E questa è una cosa che però non mi succedeva sempre, quindi non lo so come mai sembra che abbia iniziato a farlo. Non ho altri tool installati, quindi boh, è strano da indagare. Poi, quindi
Quindi il concetto è che qui aggiungiamo oggetti, quindi quando andremo a creare il nostro gioco aggiungeremo ad esempio due dadi, quindi metteremo qui, magari non proprio qui, però da qualche parte, una funzione, una function create dice, che è un big object, e l'andremo poi a implementare in questo modo, ovvero facendo come result un tpig dice create, e in questo modo andremo a creare il nostro creiamo a tutti gli effetti un dado, quindi ne possiamo creare uno o due, potremmo crearlo anche in maniera configurabile con il numero di facce. Così non stiamo a impazzire nel. Quindi inizieremo un po' a dar forma a questa cosa. Questo potrebbe stare anche in implementation, tra l'altro, in questo modo, cioè se lo mettiamo qui sotto come dichiarazione, come type, non è visibile, ma a noi non interessa perché abbiamo come visibilità, abbiamo la funzione che lo crea. E come intermediario abbiamo pick object, così non siamo neanche tentati di andare a fare riferimento a questa classe, che poi succede che, come dire, mescoliamo, ci capita poi di mescolare le classi, i riferimenti e nomi di classi e interfacce, succede poi il casino, un casino totale. Quindi abbiamo la creazione del nostro dado o dei dadi. Questo l'abbiamo risolto. A questo punto direi che quello che dovremmo andare ad aggiungere è la ciccia del nostro gioco, quindi supportare magari il momento in cui abbiamo lo stato del gioco, quindi potremmo andare ad aggiungere una nuova unit. E la chiamiamo per il momento, quindi al nostro core pix.core. Vabbè, metto types perché qua dentro ci mettono un po' di cose, come ad esempio tpig status o session, inteso come se stiamo giocando, se siamo in attesa di avviare una partita, se stiamo giocando. Oppure se la partita è terminata o se c'è una vittoria. Adesso vediamo, diciamo, come utilizzarlo. Chiaramente il gioco quando parte, includiamo la unit qui, quindi la nostra interface. Vedete che ho aggiunto la unit, ma è come se non venisse considerata finché non metto qualcosa. Però non mi sembrava che facesse così. Session tpig, e ovviamente non mi dà il completamento di quello che c'è dentro, però non mi ricordo che abbia fatto così fino a giorni fa, quindi chissà che diavolo ho combinato. Sto continuando a mettere caratteri non richiesti. Ok, così facciamo prima. Perché poi magari compila, quindi appunto non c'è un problema. Non ho idea di come mai si stoppi e non consideri le nuove unit. Quindi qui abbiamo la sessione, non ci sarebbe bisogno di specificarlo, però ovviamente quando partiamo abbiamo una partenza in idle. Posso usare così il numerativo, sì. Quindi il gioco parte in attesa e dovremo fare ovviamente tutti i metodi start, play, quindi quit, hold, tutti i vari role, eccetera, quindi tutte le variazioni che ovviamente dipendono da qual è il giocatore attivo, quindi dovremo gestire anche i turni andando al successivo, eccetera, eccetera. Quindi sembra semplice, ma comunque di cose ce ne sono, volendolo strutturare un pochino, perché è chiaro che se noi diamo per scontato che il dado è uno e i giocatori sono due,
mettiamo dentro una decina di variabili e siamo a posto, però siccome ci piace complicarci la vita, complichiamoci la vita, come dire, quindi in questo modo riusciamo a tenere un'architettura, perché noi usiamo sempre queste cose come pretesto per vedere magari delle possibili implementazioni che possano esserci utili magari, come dire, anche in altri contesti di business, però fatti in questo caso con il pretesto del gioco e quindi facendo il gioco. Perché se facessimo un gestionale, già è così noioso perché programmazione, se facessimo un gestionale sarebbe ancora peggio. Allora, direi che sono le 9, quindi aspetta che abbassiamo un pochino questa musichetta che è un pochino alta, almeno forse la sento io. Quindi diciamo prossima volta proseguiamo, intanto farò un po' di refactoring così potremo andare via più spediti e inizierò a ricavarmi qualche risorsina per, come dire, andare ad aggiungere della grafica e quindi integrarla. E magari penso un po' anche alle ideuzze che potrebbero venirmi in mente per iniziare, per implementarlo già in un certo modo. Quindi vedo che qui stanno iniziando quasi con la live che mi interessa, però si è bloccato tutto. Non so se si è bloccato tutto perché è colpa mia o... Ah no, sono proprio usciti dalla live. Non so cosa è successo. Stavo guardando se iniziava la live da seguire perché... Allora, intanto cambiamo intanto la posizione. Qui mi si vede il faccione e la cucina quando... Alzola. Guardavo se iniziava la live sulla gestione dei dati per fare un raid a mia volta, ma hanno interrotto il conto alla rovescia, quindi probabilmente c'hanno qualche problema stasera. Non è una serata, devono esserci un po' di problemi, di glitch e di problematiche, quindi non mi consentono di fare la live, però niente, l'occorrenza potremmo cambiare bersaglio e quindi se rientrano entro breve magari vediamo, perché probabilmente useranno Streamlabs o altrimenti ci spostiamo su, faccio un ride che un po' che non lo faccio a Fabio Biondi, che per chi ama JavaScript fa una parte di front-end. Tra l'altro stasera si parla di Python e di conversioni di immagini in palette, cioè estrarre una palette di colori da delle immagini usando una libreria fatta in Python, e ci sono i ragazzi di Schrödinger Cat. Il canale della live è Pausa Caffè, che al momento però non è in pausa, cioè hanno interrotto, quindi probabilmente c'era qualche problema, quindi dopo vado a vedere. Però niente, a questo punto ridireziono su Fabio Biondi. No, direi per stasera finiamo qui, così abbiamo fatto anche un po' di chiacchiere che ci stanno, quindi preparo, non è ancora in live, però forse partirà tra qualche minuto. E ci sta, perché adesso lo tengo d'occhio se li vedo tornare online. Manca ancora 4 minuti, quindi ok. Forse ce l'hanno fatta, forse ce la facciamo, Andiamo. Vedo che sono ripartiti. È il bello della diretta, quindi 43, 41, sì, dai, ci sono quasi, quindi a questo punto
faccio il ride a loro così. Allora, niente, intanto io come sempre, vi ringrazio per la presenza, per le chiacchiere, come sempre per i suggerimenti. E direi che per questa sera terminiamo qui, poi risistemerò un pochino come dire, il codice sorgente, tutto il resto, così la prossima volta ripartiamo da qualcosa di più ordinato. Vedremo di mettere giù qualche test, qualche logica così da iniziare a implementare il nostro gioco e quindi entrare nel vivo un po' della progettazione, magari anche grafica, del giochino. In questo modo, come dire, possiamo iniziare ad aggiungere anche qualcosina di succoso e fargli fare qualcosa. Poi mi farò venire qualche idea durante la settimana per mettere dentro delle cose esoteriche, così così vediamo di personalizzarlo e variare un po' sul tema. Forse ce l'hanno fatta. Adesso provo a fare, quindi vediamo, adesso non me lo dà più, però dovrebbero avercela fatta. Quindi preparo il ride, quindi non uscite dalla live, anche perché l'argomento potrebbe essere molto molto interessante, soprattutto riguardo alla gestione dei dati, quindi analisi di dati, per cui ho detto uniamo l'utile al dilettevole, facciamo la live prima, così dopo andiamo a vedere di cosa si parla di bello sul canale, che sembra molto interessante. Ok, direi che ci siamo quasi. Vedo che non sono l'unico a avere problemi stasera, impressionante. Quindi grazie a Vision for All per il follow. Stavamo chiudendo, stavo cercando di fare un ride, ma questa sera è veramente difficile perché ci sono un sacco di problemi tecnici, forse è l'orario o il resto. Mi sa che stasera non ce la faremo mai. Che li vedo tutti e due con un po' di problemi. Sto cercando di capire se qui sono partiti. Ok, dai, vediamo da Fabio, che vedo che è già online, così ne approfittiamo e passiamo da lui. Intanto, grazie di nuovo a tutti per la presenza e ci vediamo la prossima volta. Ciao e buona serata.